Sono Ninja, bentornati in questo nuovissimo video alla nuova reazione di Younger della 6x7. Sui social si è saputo che ormai la Mercury è stata venduta, quindi io, e poi scopriamo che Charles ha venduto casa. Tipo, cosa, what the fuck, che cazzo fai? Vabbè, quello però lui dice che vabbè, le cose legate alla moglie, bla bla bla, vabbè, ok. E ci sta. Poi ovviamente, come immaginavo, Kelsey che fa la stronza con Zayn, perché cioè io avevo pensato, vabbè, dai, adesso questi cioè, fanno pace, questi due, e invece no, cioè lei è sempre un po' stronzetta, però secondo me si vogliono ancora bene e secondo me si amano ancora, però non l'hai detto con loro due, lo dico sempre. Poi ovviamente mentre sono a lavoro mi fanno vedere il codice da Vinci, io tipo ho sclerato malissimo perché è uno dei miei libri preferiti in assoluto, ovviamente vi ho già raccontato ciò nel video su Dan Brown che vi linko, e quindi che io ho tipo sclerato troppo, lo devo dire per forza, perché sì, credo che il codice da Vinci sia uno dei libri più belli che abbia mai letto. Ovviamente che tutti che litigano perché adesso Kelsey ha paura di dire no a Charles, giusto che lui era stato il suo capo e comunque una persona che ha cresciuto Kelsey per la sua carriera, diciamo. E quindi una volta che lei ha il coraggio di dire no, questa cosa non la voglio fare, giusto che lei adesso è il capo, litigano un po' tutti quanti, ma soprattutto per Zayn, cioè ma che cazzo, vabbè, ma Zayn è uno che deve mettere dei zaini e sempre litigare con la gente, vabbè, cazzi suoi comunque, vabbè. Poi Liza si ritrova con scatoloni pieni di libri nell'ufficio, ne fa guardare uno e trova un libro molto ben scritto, molto valido, che racconta di una storia d'amore tra un ragazzo e una signora molto più vecchia di lui. E infatti dopo lei ammetterà che questa storia le fa ricordare la sua storia con Josh, lo dirà proprio a lui, ma ci arriveremo. E poi vabbè, si scopre che questo libro l'ha scritto Charles, quindi Charles ha avuto una storia con la moglie di un suo capo, forse adesso non mi ricordo, comunque con una signora più anziana di lui, che poi è andata a finire male, ok, sti gran cazzi delle storie di Charles. Poi, vabbè, conosciamo i genitori di Caitlin, molto simpatici, e tra l'altro la mamma di Caitlin è molto simile a lei. E poi Liza, in questa festa dove incontra i genitori di Caitlin, incontra una certa signora VIP, credo sia, non ho capito chi sia, cioè non mi ricordo minimamente, se è già apparsa in precedenza non me lo chiedete, non me lo ricordo minimamente, comunque una VIP. E poi vediamo il giorno seguente che Josh vuole vendere la sua moto e propone a Liza di andare a fare un giro con lui prima che la venda, e io tipo l'ho sclerato malissimo perché è uno dei pochi momenti di Jim Josh presente ancora in questa serie, peccato, però già che ci sono devo ringraziare gli sceneggiatori o chi cazzo l'ha scritto, i registi, vabbè, che mi mettono ancora questi momenti gloriosi. Comunque poi Diana deve andare al battesimo della nipote di Enzo e si mette un vestito fighissimo, cioè mi piace tanto quel vestito. Purtroppo non mi posso mettere la foto perché io uso Movie Maker, che sarebbe da poveri. Però Enzo ritrova qui la sua ex, che deve fare la madrina a questa bambina insieme a lui. C'è proprio le gloriose gioie di Diana soprattutto. Però poi ci sta la sorella di Enzo che le dice male, perché, cioè, tra virgolette, indirettamente in realtà le dice male, perché le fa capire che Enzo non è una persona che mantiene le relazioni più di un tot, più di un anno in realtà, perché si lascia con tutte dopo un anno, almeno così ha fatto in passato. Però poi quando glielo rinfacciano davanti alla chiesa, Enzo chiede a Diana di sposarlo e lei ovviamente accetta perché, cioè, come non poteva non farlo. Però diciamo che alla famiglia di Enzo Diana sta un po' antipatica, quindi questa cosa ha fatto un po' scalpore, però sono molto contenta che l'abbia fatto perché vuol dire che Enzo è davvero maturato, cioè in base a quello che dicono i suoi parenti. Questa reazione ha fatto capire in realtà che lui è bravo. Poi velocemente
Abbiamo un altro momento di Liza e Josh insieme in moto. Lui si vede che è ancora innamorato, anche lei in realtà, però Charles e Liza diciamo che prevalgono su questa puntata, come in tutta la sesta stagione fino adesso, come è stato nell'episodio precedente appunto, e scappano mentre dovrebbero andare a una festa, scappano insieme, quindi finisce così tutto. Allora, si sta scaricando la telecamera, quindi io vi devo salutare. Fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questa puntata, lasciate un like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima, sperando di farcela. Ciao!